Vabbè, possiamo farlo da qua. O meglio, da sopra lì, mi sa. In teoria sì. Però... c'è la musica drammatica. No, perché l'ho girato di schiena. Questo è un po' da film. No? Forse è meglio inclinarlo di là. E poi rinclinarlo. Più facile, mi sembra. Non sembra neanche la musica di Zelda, sono proprio una musica da film. Aspettiamo. Beh, ne basta la pena. È proprio valsa la pena. Allora iniziamo. Cioè, affrontiamo il boss. Non lo so, è molto probabile che dobbiamo volare perché c'è pieno di cose sopra. Forse con le frecce bomba dall'alto, non so. Adesso vediamo, non ho più idea. Vediamo. Però mi sembra più semplice degli altri. Che quello di Zoro non era mica facile. Questo. Boh. Ah, no, non mi sono curato. Che violenza. Non mi sono curato. Sei bella. Stai molto attento, dammi retta. Questo mostro è un'emanazione di Ganon e gli piace giocare sporco. 100 anni fa mi sconfisse. Non è facile per me chiederlo, ma... prenditi, Link! Non c'ha BFG, il cannone, cosa che è? Ok. Subito questo. Vediamo cos'è che abbiamo. Non cucino mai niente, per cui... un po' dura. Mangiamo questa schifezza. Bottiglia, beh, 5. Questa ci serve. Mangiamo anche questa preziosissima frutta secca. Mira, amici di Ale, stai attento. Cosa che fa? Andiamo a fare come dicevo. Allora. Se è ingoiata, cos'è che fa? Non ho capito. Dai.
va su un po' velocemente. Però non capisco se serve. Forse basta anche questo. Pare che l'avevo già guarita. Dai. Ma perché non ci... Ah, ok, non è neanche sopra. Sembra che serva effettivamente quello là. Allora, l'arco è giusto. Aspetta, mi sto sbagliando tutto qua. Prima, forse c'è un momento in cui aspira. Io però si vede che non l'avevo visto. Non sembra, ma... Non ho ancora capito perché prima era sceso. Se non ho prestato attenzione all'animazione, non so. Sto anche beccando nell'occhio, ma... Lo stiamo facendo un pochino alla volta. A un certo punto fammi affrontare, visto che è basso. Che è in basso. Cos'è? Si attacca anche dal punto cieco. Attento! Thank you.
Proviamo di nuovo quelle normali. Salito di nuovo. Mi lascia un po' perplesso come boss. Cerca di usare le colonne se vuoi ripararti da quei colpi. Quello che sto facendo, tesoro. Mi servono le tue istruzioni. Pezzo di vita. Quanta scena. Quanto petrolio. No, andiamo sotto quelle cisterne. Visto cosa costa oggi la benzina. Porta cuore. Io comunque adesso andrei a sud, dai. Non tanto è Gerudo, ma dall'altra parte, per... dove appunto mi sembra che ci fosse la zona tropicale. Okay. Che bello l'ombra qua. Abbiamo preso tutto, mi sembra, no? Ehi, sei riuscito a sconfiggerlo davvero? Che sbruffo. Vali. Pazienza, se non altro adesso il mio spirito è libero e sono riuscito a riprendermi il colosso Medoc. A proposito, ci dovrebbe dare una, diciamo... Niente male per un pivello come te. Come premio ti affiderò la mia abilità speciale. Ok, cos'è? Il potere di creare le correnti ascensionali, l'unico e inimitabile turbine di Revali. Aspetta un attimo.
questo è un super potere alla fine, perché mi sa che allora va bene con il drago, la Olin, oppure anche è venuto su. Ora sposterò Medon nella posizione ideale per tenere Ganon sotto mira. Bravo. Durante la battaglia al castello di Hyrule ci sarò anche io a darti una mano. Dovresti essermene grato. Si è chiamato lui sbruffone. Beh, ora devi andare. Sembra arrossito Link. Cos'è? Hai ancora tante cose da fare, no? Tantissime. Adesso vediamo come funziona. La principessa mi sta aspettando da un bel pezzo. Perché sembrerebbe... Boh. Per esempio, stavo dicendo, magari ci aiuta a raggiungere il drago, perché mi sembrava piuttosto alto di solito. E anche quella famosa che mi è sempre rimasta impressa. Quella famosa piattaforma dove c'era un forziere sopra con i goblin, come cavolo si chiamano. Che non riuscivo a saltare sopra, no? Dobbiamo vedere che cosa, come funziona esattamente. Però una corrente ascensionale in teoria ci spinge su e poi planiamo, no? Quindi adesso vediamo. Ah, ecco cosa serviva quella roccia lì. A parte che non dovrebbe reggerlo, però vabbè, ok. Forse non l'ho beccato. Editava la foto. Bene, Medon. Hai puntato il bersaglio. Da qui terremo Ganon sotto mira. E quando comincerà la battaglia, lo travolgeremo con un colpo. Intanto attendi con pazienza. Io e te sogniamo questo momento da 100 anni. Possiamo aspettare ancora un po'. Di fronte all'evidenza dei fatti sono costretto a riconoscerlo. È stato in grado di raggiungere il colosso senza nemmeno saper volare. E riconquistandolo è riuscito dove io fallì. È dura ammetterlo, ma ha vinto lui. Link, sei tu la vera chiave di tutto. Gentile, siamo già qua. Andiamo a Patriarca. Eccolo qua. Ti hai premuto X? Ma ha un cooldown. Sto tenendo premuto 3 cariche. Ma che funziona? Mi è premuto X. Devo saltare. No, io sto tenendo premuto X. Non fa niente. Salta. Meno che non si può fare. Boh, cioè, non in tutti i posti. Ok, parliamo con lui. Oh, sei tornato e sano e salvo. E sei riuscito a placare il colosso sacro Vamedon. Basta vederlo lì, appollaiato in cima al borgo, per levarsi ogni dubbio. Ora ha un aspetto puramente divino. Se le leggende narrano il vero, allora la luce emanata dal colosso sigillerà la calamità. Il colosso sacro sigillerà. Il colosso sacro Vamedo diventerà quindi il protettore di questo borgo. La sua storia sarà tramandata nelle leggende assieme alla tua. Ah, ma certo, devo ancora ricompensarti come si conviene.
Porta con te il contenuto di quello scrigno, un altro arco, ciofeca. Di certo ti tornerà utile. Vede proprio che sei discendente di un campione. La tua abilità è pari a quella del grande campione Ilia che lottò al fianco di Revali 100 anni fa. Ehi, siamo noi, eh. L'unica cosa che ti manca è la spada che esorcizza il male. Guarda che la spada che esorcizza il male, un tempo usata dal grande campione Ilia, ora riposa nel bosco perduto. Si può andare adesso nel bosco perduto? Visto che... c'è Adriana che mi ha detto che adesso il... guarda se non è così, 28. Ah, beh, sì, sì, è l'arco di Revali, proprio questo. Si narra che Revali fosse in grado di scoccare freccia a velocità inaudita e che non avesse rivali nel combattimento aereo. La tua borsa è piena. Che novità. Allora, Adriana non mi ha spiegato come si fa a mettere queste cose. Come si fa, sono... come si fa a usare? Ah, forse magari salendo sul cavallo. Cioè nel momento in cui siamo sul cavallo. Adesso fa caldissimo qua. Bisogna provare. Provo a salire sul cavallo e vedere se me lo dà. Allora, stavo dicendo di lasciare giù un arco. E questo qua alla fine non ha senso. In tasca, me la cotta, vediamo se era questa, sì. Ma questo profumo per caso è una mela cotta? Me ne dai una, ti do qualcosa in cambio, va bene. Apri la mano, 100 rupie per una mela. La mela cotta l'ha fatta mio marito, non importa, se è una cosa buona è buona. La mela cotta non sono mai piena, portane più che puoi, vabbè. Ok. Domanda appunto se là sopra c'è qualcosa. Adriana, mi sai dire se c'è qualcosa? Oh, è veramente in alto, eh. Non c'è qua. Quindi premuto. Ah, a meno che non è dal volo invece, se no. Non li sto schiacciando. Non crea nessuna corrente qua. Non capisco. Qua non puoi fare. Ok, metti in ordine. Ok. Questa. Ti fa tornare automaticamente in vita. Tieni premuto ZL. Tieni premuto X. Pad è questo, c'è scritto X, non è che... no, più che altro qui collassa il frame rate, mamma mia. Ok, non è appunto perché siamo qua, bisogna uscire magari dal borgo. Ok, bisogna uscire dal borgo. Però resta che là sopra non ci arrivo. Quanto tempo di ricarica? Ignoto. Non so, è ignoto. Qui sono del bel... bisogna fare di nuovo scorta di frecce. Qui ogni tanto tira delle... mamma mia. Tira delle laggate, come si dice in gergo, cioè perché rallenta molto. Sto dicendo, allora, qua c'è una...
Andiamo troppo in basso. Anzi, tra l'altro ce n'è. Non è questo, ma è quello là. Comunque, a questo punto, in effetti, potremmo... Vabbè, qui bisogna... trasferirci. No, no, a questo punto... Cioè, a questo punto potremmo andare effettivamente a provare il drago. Saltiamo, ci avviciniamo. Gli tiro una freccia. Allora, facciamo il solito nostro viaggetto. Oppure, allora, adesso... possiamo dire che potremmo andare a... Pare che stiamo andando a fare anche questo labirinto, quello là, magari. Possiamo dire che potremmo andare a fare il drago. Vabbè, il forziere è lì, dove era? Tipo qua. Il problema è che qua è tutto da fare a piedi, questo discorso. Questo qui è veramente... rovine, lago, macore. Proviamo a fare una cosa un attimo. Perché il tipo là ha detto che finalmente poteva andare al bosco. Il bosco potrebbe essere questo, perché ha detto che era a nord, no? Bosco dei Korogu, no? Cos'è? Sì. Quello che ci... Stone, come si chiama? Quello che si allarga dalle borse, praticamente. Andiamo a vedere cosa si vede da qua. C'è ancora la nebbia lì. Però qua... Guarda di qua un attimo. E si trasforma in carne. Ah, è anche visibile. Là si vede un bel... Dove sta? Spadarolo. Questa roccia così diversa e altre. Magari, però. Qua sembra tipo un ingresso, no? C'è sempre la nebbia, però. Bosco perduto. Sto gustando l'atmosfera, la musica bella. Allora, diciamo che possiamo andare qua. Vediamo se troviamo. La musica è veramente bella. Abbiamo incontrato due musiche. Ma un posto dove saltano, dobbiamo saltare fuori fantasmi o scheletri o... No, per ora no. Però non mi... Perché ho fatto certo quell'effetto lì? Siamo dai Korogu? Tornato indietro. Ok, l'idea è carina, però se devo caricare ogni volta. Oh, se ci vuole una bussola, cosa ci vuole? Per andare. Non
tenere accesa una torcia? Perché qui c'è del fuoco, per esempio. Però non ce l'abbiamo, ancora la torcia. Non so. Vedo qua c'è. Seguiamo il fuoco. Innanzitutto. È molto distante. Quindi non mi fido molto. Non c'è uno qua vicino? Proviamo. Però mi sa che l'idea è giusta. Questa sono una cosa da apprezzare di Zelda, appunto, che in realtà devi ragionare te. Però non so dove andare, più o meno. Però nelle vicinanze. No! No, dall'inizio però. Da qua siamo, dove siamo qua? Vabbè, non ci serve. Qua so qua non c'è, non vedo torce qui nemmeno, qui nemmeno. Forse non è la torce però, perché sennò non lo farebbe così velocemente. È solo una questione di percorso. Allora cioè, mi viene il dubbio. L'importante è andare vicino delle torce, sembra. Però io non ne vedo. È trattamente veloce con la nebbia. Sarebbe carino che ti, come dire, ti avvertisse, no? Che è un limite. Oh, tu cambi. No, ecco appunto.